Buongiorno. Buongiorno e buon anno perché siamo già in gennaio, l'anno nuovo è appena iniziato, un anno nuovo caratterizzato da Covid, 2020 si è chiuso, caratterizzato da Covid, blocchi, coprifuoco e cose del genere che tutti saprete già, insomma. E basta, si è chiuso, è iniziato il 2021 e andiamo avanti, e la vita continua e continuerà. Per cui voglio presentare un libro che ho scritto alcuni anni fa. Lo iniziai a scrivere nel 95, lo pubblicai nel 98, all'inizio del 98, fine del 96, 98, all'inizio del 2018, e più o meno lì lo pubblicai. Si intitola I segreti di Rubicone, eccolo qua, questo qui. Questa è la seconda edizione, perché sono uscite due edizioni. Questo lo trovate su Amazon in cartaceo, come questo che vedete, o anche in ebook in cartaceo. La prima edizione, se vedete la prima edizione, è lo stesso libro, non c'è problema. La prima edizione è uscita nel 2018 con una piccola casa editrice marchigiana, eccola qui, questa qui, guardate. Più o meno lo stesso libro, È vero che nel secondo gli ho aggiunto di più, ho aggiunto un po' più, gli ho allungato alcuni dati, alcuni capitoli li ho un po' allungati, ma i dati sostanzialmente sono anche qui. Se avete questo libro non avete un altro libro, è lo stesso libro. D'accordo. E parliamo dei contenuti di questo libro. Beh, bravo, hai scritto un libro su Rubicone, avrei parlato di Cesare. Cesare ha detto il dado è tratto quando ha attraversato. È vero che non ha trovato niente, c'era solo un fiumiciattolo. No, non parlerò di queste cose. In realtà questo libro non si rifà a niente scritto in precedenza. E, come dice il titolo, I segreti di Rubicone, vi spiegherà cose nuove, no, che segreti sarebbero. Se mi dicessi il dado è tratto, cioè il Cesare ha attraversato e fine della storia. Infatti la prima cosa che volevo dirvi è, lasciate la vulgata del fatto che Cesare arrivò, trovò un fiumiciattolo, abbandonato se stesso, bagnò gli zoccoli del cavallo nel attraversare, disse il dado è tratto, lasciate stare che è una narrazione che non rispecchia la realtà. Cesare arrivò, stazionò diversi mesi prima di attraversare Rubicone, arrivò verso la fine del 50 prima di Cristo, posizionò le sue truppe galliche che lui aveva arruolato nella Gallia Transalpina. C'erano diversi tipi di Gallie pre-romani all'epoca. La Gallia Transalpina, di là dalle Alpi, quindi la Gallia francese. E quelli erano considerati barbari, mentre c'era una Gallia Cisalpina, cioè al di qua delle Alpi, anche Cispadana, quella dove c'è la Romagna, quella proprio davanti a Rubicone, l'Emilia e la Romagna. Gallia Cispadana, al di qua del Po, al di qua del Po vuol dire, Cispadania. E questa era Gallia Togata, cioè noi, perché io sono romagnolo, eravamo considerati Gallia Togata, quindi non barbari. Togata nel senso che vivevamo come romani, avevamo usanze romane, parlavamo latino, collaboravamo con i romani, non è che eravamo nemici, se loro attraversavano il confine era su Rubicone, Rimini era romana, era un foro romano, cioè c'erano leggi romane. Di qua c'erano leggi della Gallia Togata, dell'Ager Gallicus, però molte volte arruolavano, cioè ci arruolavamo noi, veniamo arruolati come soldati, cioè, collaboravamo, insomma, non erano nemici, non è che appena arrivavano di qua li bastonavamo, noi appena andiamo di là ci bastonavano, insomma. Però per i galli transalpini invece non era diverso, non vestivano come noi, erano proprio anche diversi come i costumi. Avete presente Asterix, dai, giravamo con le alette dall'odola sull'elmetto. E anche altri bei tipi di berretti. Quelli erano considerati galli, erano barbari considerati. Cosa fece Cesare? Cesare, che era proconsole delle Gallie, quindi della nostra Gallia, più quelle che c'erano di là, cioè tutto di qua, di là da Rubicone, fino alla Francia, Provenza, cioè della Francia, che quelli erano romani, quelli erano considerati romani, non erano considerati barbari, sul della Francia. Però il nord era da civilizzare, da conquistare. Lui cosa fece? Andò là, partì con un tot di legioni, con alcune legioni, tornò indietro con molte più legioni. Lui fece in pratica arruolò nelle terre galliche molti legionari,
e costituì delle legioni galliche che quando tornò indietro le portò con sé e iniziò a distribuire le terre in Romagna e in Emilia, ma soprattutto in Romagna, perché le posizionò davanti al Rubicone per diversi mesi. Quindi la narrazione di questo fiumiciattolo che non diceva niente, che era attraversabile da chiunque, non è vera. In realtà quel fiume era transennato, c'era una palizzata in legno colorata di rosso porpora, di rubico. Rubicone vuol dire quello, rosso porpora, il colore ufficiale di Roma. Era palizzata in legno che delimitava quei confini. Quando Cesare arrivò, è vero che era su dei fiumi questo, era costruito su tre fiumi perché i Romani difendevano su tre linee. Non difendevano su una linea sola, e le avevano costruite su tre linee e le avevano fortificate. L'ultima linea, forse anche la seconda, come dicono gli archeologi di recente, aveva palizzate in legno, fortificazioni. Quindi la vulgata che Cesare arrivò, trovò un fiumiciattolo, attraversiamo, state attenti a non bagnarvi i piedi, asciugatevi su di là, e dico il dado è tratto, toglietela. Lui posizionò le sue legioni lì. D'altra parte c'erano due legioni di Pompeo che cercarono di fermarlo, un po' con la minaccia, un po' con la paura di attraversare. Hanno fatto circolare, probabilmente circolava una leggenda che veniva fulminato, chiunque avesse attraversato veniva fulminato, se era romano, dai propri avi, qualcosa del genere. Aveva fatto maledire, è stato fatto quel confine. O aveva sul capo, aveva una credenza scaramantica tale da trattenere gli amici i romani da attraversarlo, da tradire i propri avi. Perché vi dico questo? Ci sono degli episodi, cioè, ci sono degli episodi che sono raccontati da Svetonio, insomma, ce lo dice. Cesare liberò 50 prima di attraversare, liberò dei cavalli sul Rubicone, cavalli di guerrieri. E ce lo racconta, però non ci ha mai spiegato perché, non ha mai spiegato, vabbè, te libera dei cavalli per quale motivo? Per fargli fare una passeggiata di là dal Rubicone. Perché avevano paura, non solo Cesare, ma anche i legionari romani, i gallici un po' meno, i gallici, dice chi se ne frega, noi siamo celtici, abbiamo la religione celtica, se i vostri avi fulmineranno saranno affari vostri. Comunque Cesare liberò questi cavalli di soldati romani, proprio cavalieri romani, proprio perché per vedere se questi venivano danneggiati o fulminati, si tornavano indietro, no? Per fargli vedere anche a loro, guardate, questi sono attraversati, sono di là, è vero che non sono senza cavaliere, sono tornati, poi i sacerdoti li guardavano, i sacerdoti che ogni legione aveva con sé, le legioni avevano dei sacerdoti, quelli galli che avevano sacerdoti druidi o quello che erano probabilmente. Quelli romani avevano dei sacerdoti che si facevano ai flamini, agli auguri, tutta la tradizione religiosa romana, che guardate che era costruita a misura per un legionario, per un legionario, per perdonare i suoi peccati di guerra che ha fatto, per fare offerte a Marte, per farlo vincere, insomma, per fargli avere anche donne durante i suoi riposi, per fargli creare prole dopo che era andato in congedo, era basato su quello. Partiva di lì, si diramava in tutta la società quel tipo di religione. Era una religione un po' di per farlo sentire bene, per farlo giustificare, per fargli capire la vita. Insomma, era una filosofia che gli veniva data sotto forma di religione in modo da potersi usare e consumare. Uso e consumo degli scopi dell'impero, dell'impero romano. Come quello che era un impero, di una repubblica romana, l'impero verrà dopo, di una repubblica romana come era quella, dei tempi. Sapete, quando stiamo parlando di Cesare, stiamo parlando di repubblica. Roma prima aveva avuto il re, aveva avuto sette re di Roma, qualcuno le avrà studiate, se le ricordate, Romolo, Numa Pompilio, Anco Marzio, Tullio Stillo, Servio Tullio, chi erano? Tarquinio Prisco e Tarquinio Superbo, vi ricordate questi sette re di Roma? L'ultimo. Tarquinio il Superbo aveva governato male, era stato cacciato via dai Romani e di lì nacque la Repubblica. Nacque la Repubblica che durò 500 anni, 500-600 anni e dopodiché nacque l'impero. Quindi quando parliamo di Cesare stiamo parlando verso la fine della Repubblica, stiamo parlando del 50 a.C. Dopo, già con suo nipote, Augusto, inizierà a nascere l'impero che arriverà fino alla fine di Roma. Comunque stiamo parlando di lui quando Cesare arrivò, abbiamo detto trovò questo
sto Rubicone che era già lì. E dice, lui trovò Rubicone, però non ci dicono le fonti. Ma chi l'aveva fatto questo Rubicone? Cioè, come dici tu, era una palissata colorata di rosso porpora. E poi, innanzitutto, fammi capire, tu in base a che cosa decidi che questa è una palissata? Te lo sei sognato? Hai fatto un bel sogno? Hai guardato in una lanterna magica? Bah, nessuno dei due. Non ho lanterna magica, però ci sono tanti altri modi per scoprire una verità, la realtà, insomma, ci sono degli indizi sempre per scoprire qualcosa e trarre conclusioni. Una volta tratte conclusioni se ne possono trarre degli altri. Certo, nel processo si possono fare degli errori, io non dico che adesso hai preso tutto al 100% e hai indovinato, sarei Dio, sarei una cosa, e non mi aspetto neanche, insomma. È probabile che avranno degli sviluppi, tuttavia, dal buio storico di sapere che Cesare ha detto c'era un fiumiciattolo, questo è Rubicone, l'attraversiamo, diciamo, il dado tratto, fine della storia, ci sono molte altre cose che si possono scoprire e aggiungere progressivamente un po' alla volta. Allora, come è fatto, diciamo, da cosa da che cosa deduco che era una palissata in legno colorata di rosso porpora. Beh, c'era stata, innanzitutto lasciate che vi spieghi che Rubicone, come Rubicone, sappiamo tutti che è Savignano, perché dice Savignano su Rubicone, è scritto sulla carta geografica, cosa vai a cercare, amico, scusa? No? Beh, sì, è scritto così, però quello lì, Savignano su Rubicone, è dal 32, 1932, per volontà di Mussolini, il duce, che nel 1932 decise, siccome erano secoli, erano 5 secoli, che discutevano fra di loro qual era il Rubicone, c'erano 3 Rubiconi, dal Rinascimento praticamente. C'era un secolo che dicevano Rubicone a Cesena, abbiamo tutte le prove, sì, ci sono le prove, ci sono le evidenze archeologiche. Poi dicevano un secolo dopo, no, aspetta, Savignano, perché anche Savignano le sue evidenze archeologiche, era su un fiume Savignano. Poi altri dicevano, no, guardate, è a Rimini qua, perché ci sono evidenze anche qua, cioè ci sono evidenze in tutti e 3 i fiumi, in tutte e 3 le linee. E quindi quando dite sì, Savignano su Rubicone è una denominazione che ha aggiunto Mussolini. Nel 1932 Savignano si chiamava Savignano di Romagna e decise Mussolini, in un periodo in cui cercava di rilanciare l'Italia, perché in quel periodo tenete conto che altri monumenti importanti italici saltarono fuori a livello internazionale. Un altro è il castello di Paolo e Francesco, quello di Gradara, fu restaurato in quel periodo lì. Che probabilmente non è, perché ci sono tanti castelli candidati, come ogni storico che ha indagato ve lo potrà confermare. E quel castello lì fu rifatto, e per rilanciarlo si disse questo potrebbe essere il castello di Giulietta Romeo, no, Giulietta Romeo, quella è un'altra storia, di Paolo e Francesca. Giulietta Romeo a Verona, nello stesso periodo, in una villa in campagna, dell'epoca di. Potevano avere Giulietta e Romeo, Giulietta Capuletta e Romeo Montecchi, presero i balconi ancora in pietra che aveva dell'epoca, li presero, li staccarono e li portarono a Verona in un palazzo che si chiama Dal Cappello. Dal Cappello dissero che potrebbe essere, era quello dei Capuletti, era probabilmente. E allora gli misero questo Verone che dove ancora adesso la gente va lì, questo dicono è il balcone di Giulietta e Romeo. E fanno le loro scritte, fanno la loro visita, come chiunque è andato a Verona vi può confermare, però anche quello nacque nel 30, vedete, in quel periodo in cui nacque Savignano divenne sul Rubicone, Savignano sul Rubicone, Gradara divenne il castello di Paolo e Francesca, il Verone saltò fuori, questo è il Verone questa è la villa, è il Verone di Giulietta e Romeo. E ci sono anche altri sempre in quel periodo, ad esempio Grassano Visconti fu rifatto in quel periodo, insomma, era un periodo in cui Mussolini voleva rilanciare l'Italia a livello internazionale, chiamiamolo così, e voleva attirare turismo e fece queste, o lui o chi per lui, adesso non ho indagato bene tutto a fondo, fece queste cose qui, insomma. Sta di fatto che Savignano su Rubicone, appunto, è una denominazione che viene contestata ancora oggi dagli storici. Recentemente, stiamo parlando di 4-5 anni fa. Si riunì un comitato su Rubicone e decise che Rubicone era Cesena. Adesso però quello che volevo dire io è che i romani combattevano su 3 linee. 3 linee vuol dire che c'era una prima linea vicino a Cesena, una seconda linea dove c'era Savignano
Savignano, una terza linea dove c'era l'Uso, dove c'era quella vicino a Rimini, insomma, sul fiume Uso. E l'ultima, dico io, era una palissata in legno, colorata di rosso porpora. E perché dici qui? Perché dico questo? Perché nel 700, sapete che c'erano molti turisti inglesi che venivano qua in Italia a fare un grand tour. Cos'era un grand tour? Avevano loro dei libri e gli scrivevano dei libri che dicevano: fate un viaggio in Italia, erano dei diari di base. E dicevo: sono andato in Italia, ho visto questi posti fantastici, e li raccontavano. Sapete, non c'era la macchina fotografica allora, aggiungevo qualche schizzo, proprio qualcuno. Però spiegavano: qui sono andato, che ne so, a Firenze, ho visto quello che ho visto dei medici o quello che gli dicevano allora, perché c'erano molti che raccontavano un po' la storia a modo loro, c'erano dei, adesso non voglio dire che erano dei truffatori, però raccontavano, guarda, che ne so, questo è il palazzo dove Lorenzo il Magnifico, che ne so, fece quello che fece. A Roma ce n'erano altri, insomma, questo è, qui l'imperatore tal dei tali ha fatto, insomma, raccontavano, insomma. E erano questi viaggiatori innamorati, si innamoravano sempre più dell'Italia, si passavano questi libri, non tutti potevano permettersi un viaggio nel Settecento. Leggevano questi libri, si facevano un viaggio mentale e dicevano: guarda quanti monumenti ha l'Italia. E in questi diari di Grand Tour o libri di Grand Tour, che erano libri turistici dell'epoca, per gli anglosassoni, per gli inglesi soprattutto, c'era anche il tour del Rubicone. C'era gente che diceva: ho visitato il Rubicone e ho chiesto dov'è, e dicevano: guarda, tu parti da Cesena, arrivi a Rimini e sulla Via Emilia. La Via Emilia l'hanno fatto, gli spiegavano, l'ha fatta il console Emilio, l'Epi, non so quello che è, e tu hai attraversato Rubicone, cioè sei sicuro, quando sei arrivato a Rimini, è sicuro che hai attraversato tre fiumi, ma hai attraversato Rubicone. E in questi diari dicevano alcuni: sì, io a parte questo qui, che non ho capito bene dove è Rubicone, l'unica cosa che ho notato è che nell'ultimo, nel fiume Uso, ci sono delle palissate, ci sono dei rimasugli di tronchi marciti, legati assieme con delle staffe di ferro sul fiume Uso. C'erano dei pezzi, c'erano rimasti dei pezzi, non era tutto intero. Ci sono questi tronchi, e spesso i contadini tendono a distruggere, tendevano a prendere le staffe e farsi gli utensili. Questo nei diari del 1700 viene raccontato ancora. Però contemporaneamente c'erano due accademici, sempre nel 1750 circa, che si erano sfidati, no? Cioè, si erano sfidati, avevano cercato di dire: guardate che Rubicone è qui vicino a Rimini, inequivocabilmente qui. Perché? Perché ci sono dei sassi rossi, miniati di rosso, quindi colorati di rosso, che è rosso porpora, e questo indica che i romani hanno voluto colorare questi sassi, li ha messi qui per far vedere che c'era Rubicone, giustificavano così, insomma. Tra l'altro c'erano delle chiazze di sabbia rossa, cioè non era tutto continuo, non è che il fiume era tutto rosso, c'era un po' in qua e là, era chiazze, c'erano chiazze di sabbia rossa, sassi colorati di rosso. Guarda, i romani ci hanno voluto lasciare qui, e sono ancora qui dei sassi dopo 1750 anni, insomma, e questo è Rubicone, è inequivocabile, insomma, è un messaggio che ci hanno dato loro, diceva un altro, e l'altro diceva: no, un attimo, se, un attimo, però va bene che te dici, e leva solo l'Uso quello lì, non, gli altri fiumi, gli altri tre fiumi, che anche loro discutevano, quello poteva essere Rubicone, non aveva niente del genere, aveva solo sassi marrone, tutti sassi marroni come tutti i fiumi. E allora Amati, questi qui si chiamavano Planco e Amati, uno era Planco era riminese, Amati era di Savignano, questi due accademici. E allora Amati contrapponeva a Planco, disse: sì, è vero, però guarda, noi abbiamo sassi marroni gli altri, però Rubicone ha detto punicio su Rubicon. Punicio su Rubicon. E cos'era? Il Punicius era il nome di un cavallo, c'era un cavallo che si chiamava Punicius e aveva un manto marrone scuro. E allora lui equiparò questi sassi marroni scuri e disse: guarda, questo qui è uguale al manto di un cavallo Punicius, e quindi è ovvio che Rubicone non è da te, è di qua. Questo mi dice già la diatriba che c'era anche allora, mi fa capire un po' gli scontri accademici che c'erano anche allora. Però è vero che si chiamava Punicius, però avrebbe dovuto indagare, secondo me, come feci io, cosa vuol dire Punicius Rubicon, che era veramente il nome antico del Rubicone. Adesso lo chiamano Rubicon, ma si chiamava Punicius Rubicon. Questo ce lo dice il poeta Lucano, ma ce lo dice anche in una lettera, quello che viene santo, Apollonio, Sidonio Apollinare, scusate, Sidonio Apollinare, che
In una lettera disse: ho visitato il Punicio su Rubicon, l'ho trovato così. Quindi parla proprio di un luogo, eh. Una strada che dice: ho visitato un fiume che si chiama Punicio su Rubicon, eccetera, eccetera. Poi, ho visitato il Punicio su Rubicon, l'ho trovato, insomma, ancora messo bene, eccetera, eccetera. E costui fu Sidonio Apollinare, fu fatto santo dopo questo qui. Non per questo qui, per altre cose. Era comunque un prete che raccontava il suo viaggio quando andò a Rimini da Ravenna. E questo già nel 400 d.C., quindi abbiamo Lucano che è attorno all'anno 0, insomma, nel primo secolo, e nel 400 e passa dopo era chiamato Punicio su Rubicon, questo è andato. E se sono indagato questa cosa, ho scoperto che Punicio su Rubicon vuol dire più semplicemente Rubicone del Punico, niente di più. Ora, chi era questo Punico? Beh, questo l'hai descritto nel libro, ve l'ho ben descritto. Cos'era successo comunque? Era successo che 160 anni prima che Cesare arrivasse, un console aveva costruito una strada, un console che si chiamava Flaminio aveva costruito una strada che si chiamava Flaminio, appunto, che conduceva a Roma. Ed era calata al nord una minaccia, appunto, da uno che si chiamava Annibale, che era detto il Punico Annibale. Costui cosa fece? Scese giù dalle Alpi con degli elefanti, spiazzò tutti, i romani. Roma mandò due consoli a fermarlo, nei pressi di Piacenza e Cremona, fecero una battaglia. Questi due consoli erano particolari, uno era un difensore, voleva solo difendere e sfiancare Annibale, l'altro invece era un attaccante, voleva attaccarlo a tutti i costi. Avevano messo come regola che un giorno doveva comandare uno, un giorno doveva comandare l'altro, un giorno doveva essere tutto tranquillo, tutto in difesa, teniamo lì, conteniamo, un altro giorno attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Capitò. Sembra una favola questa. Capitò il giorno in cui c'era quello che voleva attaccarli a tutti i costi, che decise di attaccarlo, si stufò di dire attacchiamo, attacchiamo, li attaccò veramente, senza avvisare anche altro console, e comandarono le cose, e le buscarono tutti e due, preso la disfatta che mai, che i poveretti, tra l'altro uno dei due rimase ferito, e che i poveretti persero tutto quello che aveva, insomma, le buscarono fuori da Annibale. Annibale si trovò padrone della pianura padana, praticamente, che l'esercito che mi ha dato incontro per fermarlo era stato disfatto. Allora cosa fecero? Questo console che aveva costruito la via Flaminia 4 anni prima, si chiamava Flaminio appunto, gli ordinarono blocca subito quella strada, accesso a quella strada, non far entrare perché lì c'è, cioè, quella è la strada per Roma. E così era, quella allora era l'unica strada per Roma. E quindi ordinarono fermalo lì, e quindi cosa fece? Costruì, allora sapete non c'era il valico dell'Appennino come adesso, c'era le 45, proprio era l'unica strada che passava a Roma allora, se volevi fare. Sugli Appennini c'erano stati dei sentieri, ma se te volevi passare con dei cavalli, delle macchine da guerra, dovevi usare una strada, un'autostrada dell'epoca come era quella lì, per i militari, fatta apposta per i militari, insomma era un obiettivo strategico, quindi dice fermalo lì. E lui costruì appunto sta palizzata, queste tre linee difensive, perché era un avvallamento, non a caso si chiama ancora Valle del Rubicone quello. Come gli archeologi adesso di recente hanno trovato un campo sotto 4 metri di terra, tuttavia nell'ultima linea era la più alta, era. Le prime due linee calisese e Savignano più basse sono, l'ultima era la più alta, per quello sì, forse ha messo lì la palizzata, l'ultima difensiva rossa. Una delle ultime, insomma. Perché gli archeologi hanno confermato che anche nella seconda linea ci sono palizzate, questo l'hanno confermato qualche mese fa, è successo in settembre del 2020, gli archeologi si sono messi a scavare, hanno trovato un campo enorme romano con delle palizzate ancora in legno sotto 4 metri di terra nei pressi di Gatteo. E comunque, cos'è? Cosa significa? Significa che c'erano tre linee e furono ordinate che aveva costruito il console Flaminio per fermare Annibale. Poi la storia cosa successe? Annibale arrivò, vide che era pesantemente difesa quella linea per passare a Roma. E c'erano i soldati lì che dicevano: prova a passare di qui, prova, vieni che ti aspettiamo, vieni che, insomma, prova a venire qui. Lui fece marameo, cucù, io ho attraversato le Alpi, figurati, mi faccio dei problemi a attraversare i vostri Appennini, che non sono neanche la metà, insomma. E infatti tagliò per gli Appennini, probabilmente da Modena, adesso quello è discutibile, forse a Pistoia, non so, ci sono anche lì delle ricerche. Sta di fatto che vide che Rubicone era lì, gabbò Flaminio, lo lasciò fermo su Rubicone aspettare, tagliò e arrivò in Etruria. E
Flaminio cosa fece? Uscì con le sue truppe e si mise a seguire in Etruria, e si mise a seguirlo fra i monti però, dove lui era superiore, Annibale era superiore, cioè era abituato, aveva della gente in grado di sopportare le camminate in montagna, eccetera, eccetera, di muoversi, agire e combattere anche in montagna. E infatti nei pressi del lago Trasimeno cascò in un'imboscata, prese una batosta enorme, praticamente perse tutto l'esercito, si salvarono solo qualche migliaio di legionari romani, riuscirono sbandati a arrivare a Roma. Cosa fece lui? Lui alla fine, visto la disfatta, si accorse della disfatta, si fece vestire con tutte le armi, con l'armatura migliore che aveva, con tutte le armi migliori che aveva, salì a cavallo e si lanciò da solo contro il nemico. Era un sacrificio, estremo, che si chiamava La Devotio, la Devotio, sì, il Devotio, sì, era questo. E facendo quel sacrificio scagionava tutti i suoi soldati dalle colpe, diceva: mi presumo tutte le mie colpe io e mi sacrifico io. Era una forma religiosa anche quella di farlo, e basta. Basta. E comunque, stop, questo libro vi spiega questo, ma vi spiega questo qui, chi ha fatto Rubicone prima che lui arrivasse, ma anche cosa combinarono Cesare e i suoi legionari prima di attraversare. Ad esempio, avevano paura, no? Avevano paura di attraversare perché pensavano che là fosse gli avi li avrebbero fulminati. Non a caso, come dice Svetonio, liberò 50, liberò un tot di cavalli, non dice il numero, liberò i cavalli sul Rubicone per far attraversare il confine. Dopodiché dei sacerdoti celtici, un po' romani, dovevano valutare cosa è successo a questi cavalli. È vero che li ha mandati senza cavaliere, però gli dèi cosa è? Li avevano puniti, gli hanno fatto qualcosa. Faccio vedere, guardate, non gli hanno fatto niente a loro, non gli farà niente anche se siete voi in sella, gli hanno detto qualcosa del genere. Aveva una specie di malanotte, Cesare, cioè, girava una leggenda che, anzi, ne girano un paio in Romagna, che ebbe una malanotte prima di attraversare. Malanotte vuol dire una notte piena di incubi. In realtà non l'ebbe solo lui, l'ebbero tutti i suoi legionari, quelli romani, i gallici avevano altri dèi, dice, beh, ci penseranno i vostri avi a punirvi. Noi siamo un po' più immuni, abbiamo un vaccino contro questo, abbiamo un vaccino spirituale contro questo. Forse dicevano così, ragionavano, non lo so, queste sono supposizioni. Però un altro fatto è quello lì, insomma, poi ci sono molte altre. Dove attraversò Cesare? E soprattutto come scardinò Rubicone, perché non era un fiumiciattolo e basta. Beh, lì vi spiega, lui andò a Ravenna, si fece vedere Ravenna, passò il Capodanno in Romagna e vi spiega cos'è il Capodanno, che era una festa molto, romana molto sentita all'epoca, le cui basi, ancora noi, anche se non ci crediamo più, sono ancora nel nostro Capodanno, con quello spiega per la prima volta. Che è un dato anche quello di cercare, non saltava fuori da nessuna parte. Cos'era la festa del Capodanno? Fate pure una ricerca, vedete le risposte che vi danno. Comunque, vabbè, era una festa romana che si faceva all'epoca. Cesare fece il Capodanno in Romagna, salì sul monte Cesena, vide le truppe che inneggiavano i nuovi consoli eletti dell'anno, e lui sperava di essere stato eletto console, non c'era. Vide tutto quanto quello che era, insomma, vide che la strategia politica, tattica e diplomatica era fallito, e aspettò che finissero le feste di Capodanno, che duravano anche loro fino al 6 gennaio. Va bene, dai, lo scoprirete se leggerete. E iniziava una settimana prima del 31 e scoprirete anche questo. E dopodiché ha deciso di attaccare il 10 gennaio, il 10, il 9, l'11, insomma, le date non è quello il problema, non sono tutte concordi. Decise di attaccare la Repubblica e dopo successe quello che successe, e il resto lo scoprirete nel libro. Beh, io direi basta perché credo di avervi spiegato anche abbastanza. Per cui vi saluto e buone letture con i segreti del Rubicone a tutti.